Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Io mi ero così persa a caso, via. Cioè, neanche mi avvisi. Siamo arrivati a Londra, io mi stavo dimenticando di vloggare perché ero presa a guardare tutte le cavolate, però ancora non abbiamo fatto niente praticamente, no? Tipo 5 km che camminiamo, però non ho fatto niente. Vabbè, ma di interessante. Da cazzo. Vabbè, no, ignorate, non è vero. Comunque ho fatto dei video che trovate sugli altri social in caso. Allora, abbiamo iniziato nel momento giusto, però lì c'è il London Eye, dove non andremo perché è 30 sterline a testa. Anche perché soffro di vertigini, quindi non è il massimo. E lì c'è il Big Ben. Anche questo ponte è molto carino. Che ponte è? È un ponte. No name. Perfetto. Qui c'è l'orsetto di Mr. Bean. Quanto è carino. Io fan di Harry Potter. Carino. La lettera con la più, no? Qui c'è del track. Siamo finiti ai mercatini. Qui ci sono i pancake, quelli piccolini che vendono sempre. Burger col tartufo. Dicevo, li vendono sempre come olandesi. In realtà l'unico posto in cui non l'abbiamo visti praticamente era l'Olanda. Sì, però, Amsterdam e Rotterdam. Sì, non ci sono. Comunque ci sono un sacco di cose super carine. Brindiamo a questo weekend. No, non si tocca le plastiche. Tanto la sfiga ci segue. Guardate gli alberi come sono carini qua. Vabbè, c'è anche Wagamama. Skate park. Che carino messo così in mezzo. Da noi sono tutti un po' isolati. È figo di brutto. Così è bello. Tra l'altro siamo a Londra da poco, ma io sono già riuscita a fare la tessera del negozio dei trucchi. Non è che ha fatto solo la tessera, ha fatto il video, ha fatto shopping, ha fatto la tessera. Vabbè, giusto, Quanto è carino. C'erano gli sconti, scusa, devo comprare. Aspetta che c'è la cricca. Siamo passati in albergo, ma non avevo voglia lo stesso di buscarmi. Adesso siamo di Lodumi, io sbaglio. Camden Town. Lì. Raga, tutto molto bello, adesso vi faccio vedere. Allora amore, vuoi fare la food challenge? Cosa che voglio fare? La food challenge. Ah sì, sì, mi c'è una fame della madonna. Comunque, dire, madonna, spettacolo, cioè, fuori ci sono le lampade che vi gestite voi, cioè se avete caldo le spegnete. Bello, bello. Cena, pranzo, che cos'è? Aperitivo. Alle 3:30. Abbiamo preso due hamburger col pollo, il primo hamburger col pollo della mia vita ha preso... Da qualche parte del mondo è ora di pranzo comunque. Ah beh, sicuro. In Patagonia. In teoria c'è anche l'avocado. Da qualche parte. In teoria. Abbiamo trovato Venezia, Londra. Qua anche pellicce con led, giacchettina con led. Siamo dentro la Dr. Martens, qui c'è un piano in più dove raccontano un po' delle scarpe. Sapete che io fissatissimo da una vita. Quanto è bello. Siamo a Piccadilly. Qua sembra un po' New York. Taxi, bicicletta, rosa pelosi. Dopo pensa quanti germi, però sono carini. Andiamo da M&M's. Amore, guarda quanti. Tutti colorati, ma impazzisco. Adesso Walter ha detto che facciamo la nostra foto sugli M&M's. Mica il nostro di Gucci, va qua che roba.
comunque Yeko, da quando ha inventato questi prodottini così piccoli, secondo me è geniale perché sono comodissimi da portarvi in viaggio. Amore, ma c'è uno scoiattolino, è troppo qui. Si spacca la ghianda. C'è un paio di schiuma, ma anche un paio di cuscioni. Ci sta pensando, non c'è niente, se no veniva. Arriva. Non è convintissimo. Non c'ho niente in mano, cosa viene a fare? Guida, dove siamo? Buckingham Palace. Bravo. E quella cos'è esattamente? La statua di Buckingham Palace. E questo è il cancello di Buckingham Palace. Quello è il cancello. E questo che cos'è? Questo è il cancelletto, tipo l'ingresso degli ospiti. Siamo arrivati in Thailandia, che devo fare? Di qua. Comunque, niente, siamo arrivati in Chinatown, è piena di lanterne, è addobbata completamente diversa rispetto alla nostra di Milano, da noi. Anche rispetto a tutta la città, così. Sì, sì. Adesso la faccio vedere. È tutta così con le lanterne, ma letteralmente tutta, anche tutte le vie di qua. Con poi gli archi, tipo i loro, come si chiamano? Boh, gli archi? Le pagode. Pagode? Tanto delle pagode. Ah. Cioè, bello. Sembro, fammi un video perché sembro quello saccente su YouTube, ma non sei un cazzo, non è ma non è vero che non so un cazzo, tu studi prima di andare nei posti solo per far come vedere che studio? Che sono le cose. Queste si chiamano lanterne cinesi, lo sapevi? Ma secondo me si chiama in un'altra maniera, però adesso non la so. Qua pranzi importanti. Beh, dobbiamo festeggiare. Non ho ancora detto così. Volevi dirlo. Ah, YouTube. Allora cancella tutto, lo rifacciamo. Spettacolo. Sono la io del futuro, ma se siete arrivate fino alla fine di questo video, mi sono resa conto che alla fine non vi ho detto la cosa più importante. Poi ne parleremo sicuramente meglio, vi racconterò com'è andata. Ma ci sposiamo. Solo che ero presa da tutte le emozioni e quindi poi non ve l'ho detto chiaramente. Si intuisce quando Walter dice gli ho fatto la proposta mentre mangiavamo il giapponese, però non ve l'ho detto chiaramente. Comunque ci sposiamo, ma l'anello ce l'hanno quelli 9,25 per farmelo fare su misura perché la taglia era troppo grande e non c'è la mia taglia. Quindi arriverà fatto su misura. E niente, ci sposiamo, raga. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!